Una giornata speciale con un ospite particolare che sta facendo questa iniziativa importantissima per sensibilizzare sempre di più, una giornata che continua con tutta una serie di eventi, ma siamo molto emozionati e molto contenti per questa presenza speciale. Qual è il messaggio che lei vuole lanciare da Firenze in questa giornata per le donne? Il messaggio che vogliamo lanciare in maniera forte è che cultura, imprese e sociale sono quelle che unendosi possono veramente fare la differenza per la lotta contro la violenza. Buonasera Ale. Buonasera. Buonasera. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza alle donne. Può anche la musica aiutare a sensibilizzare con questo grosso problema? Bah, ne sono quasi sicuro. Noi ci stiamo provando, facciamo arrivare questa informazione a più gente possibile. Poi ci proviamo a sensibilizzarli e poi dipende dalla sensibilità di chi riceve l'informazione, ovviamente. Una canzone speciale? Beh sì, ogni tanto ci sta, ogni tanto bisogna saper mettere a parte classifiche e regole discografiche e quant'altro e pensare anche un pochino al sociale. Ogni tanto, dopo che uno ha fatto magari già qualche disco, non dico che è un dovere, però io l'ho sentito come un dovere. Il primo pensiero da uomo in una giornata in cui si parla purtroppo di violenze che subiscono le donne? Ma il primo pensiero è un pensiero di vergogna. Ogni volta che pensiamo che noi in Italia siamo un paese così civile, emancipato, in parte è vero, in parte abbiamo ancora dei passi da gigante da fare. Ma perché? È una domanda o un'affermazione? Una domanda.